Finalmente li abbiamo trovati, li abbiamo scovati. Gli extraterrestri ci sono arrivati. Ma loro si chiamano beati, si sono definiti beati. Hanno con una convinzione che questa terra non è la loro. Sanno che dovranno tornare nel loro pianeta. Il loro pianeta lo chiamano, ma non ditelo con nessuno, lo chiamano il regno dei cieli. Non solo, ma hanno capito che loro qui su questo pianeta, la Terra, non ci staranno sempre, ci stanno per un po'. Poi hanno un loro segreto. Il segreto è che amano il loro re, il loro signore, il loro padrone. Loro lo chiamano il figlio di Dio, Gesù Cristo. E per amore di questo Gesù Cristo perde senso ogni cosa che a noi invece umani ci interessa molto. A noi ci interessa la casa, ci interessa il nostro lavoro, ci interessano gli affetti, l'amore. Loro, sì, queste cose le vivono, cioè, queste cose ci tengono, è vero, lavorano con molta attenzione, con scrupolo, con dedizione, ma non si realizzano nel lavoro. Si realizzano, dicono loro, nel fatto che amano gli altri. Ma la cosa più incredibile è che sono contenti. Sono contenti anche quando li criticano, anche quando li criticano ingiustamente, anche quando li perseguitano. Loro dicono, i beati sanno che qui sono per passaggio, sono di passaggio, e che in cambio dell'amore che hanno per le persone, loro riescono a realizzare l'amore per il loro padrone, il loro signore, Gesù Cristo lo chiamano, e che poi lo andranno a ritrovare là nella loro patria, là sul loro pianeta, che loro chiamano il Regno dei Cieli. Allora abbiamo capito chi sono gli extraterrestri.